Sono circa 1000 gli studenti salernitani coinvolti nel progetto avviato dal Comune di Salerno per sensibilizzare sull'educazione ambientale, un progetto che ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. E tra l'altro anche con ottimi risultati, perché sono stati raccolti circa 650 kg di piccoli elettrodomestici, perché di questo stiamo parlando, e tra l'altro risultano anche premiate sia la scuola di Fratte con una lavagna LIM, sia una studentessa della scuola Don Milani che ha vinto uno zainetto diciamo che è personalizzato, che è stato creato apposta diciamo, per questa iniziativa. Il progetto era rivolto in modo specifico ai rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che producono sostanze altamente inquinanti. E approfitto anche per ricordare che da poco è stato anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto cosiddetto 1 contro 0, cioè chi oggi vende elettrodomestici con un esercizio con una superficie superiore ai 400 metri è tenuto a prendere gratuitamente i vecchi elettrodomestici. Parliamo naturalmente di quelli piccoli, tipo il telefonino, il ferro da stiro, insomma il frullatore. Per l'occasione l'assessore ha fatto anche un report sulla raccolta differenziata in città, dove c'è stato un leggero calo percentuale. Abbiamo un calo in termini percentuali dovuto per la verità anche alla modifica del metodo di calcolo, in quanto è stato introdotto un nuovo regolamento regionale. Questo ha penalizzato un po' tutti i comuni sulla percentuale, ma l'obiettivo resta quello della qualità. Speriamo per la verità di avere delle novità dalla regione rispetto all'attuazione della recente legge regionale di riordino della materia. Ad oggi non ci risultano, come dire, passi in avanti, era stata convocata anche una conferenza regione autonomie locali, ma non si è presentato l'assessore al ramo e non si è presentato se non per un attimo un'apparizione l'assessore che presiede la conferenza regione autonomie locali per rinviarla semplicemente. Preoccupazioni ci sono anche per alcuni siti di stoccaggio, in particolare per Coda di Volpe, nella Piana del Sele, dove furono stoccate 28.000 ecoballe. Io ho partecipato anche a delle iniziative sul posto, per la verità. È una questione che, come dire, dà preoccupazioni, soprattutto perché nel passaggio anche delle competenze dalla provincia diciamo ai comuni, con la nuova impostazione che ha dato la legge regionale, potrebbero esserci delle incertezze rispetto alla competenza e chi poi si dovrà occupare di quel sito, di liberarlo prima cosa dalle ecoballe, metterlo in sicurezza, rimuovere periodicamente il percolato che si è prodotto.